Ciao a tutti, sono Mondo dello Spettacolo, benvenuti alle ultime notizie di oggi. La corsa in ospedale per l'ex Vippona, tanta paura, il Grande Fratello VIP è un programma di intrattenimento che punta ad alleggerire le serate dei telespettatori. Oggi, però, non parliamo di un argomento frivolo, purtroppo, un ex protagonista della casa, nelle scorse giornate, è corsa in ospedale dopo un brutto svenimento. È tanta la paura della Vippona, ma vediamo cosa è accaduto e come sta. La corsa in ospedale per Gwenda Goria, tanta paura per l'ex Vippona. Gwenda Goria partecipò in coppia con sua mamma Maria Teresa Ruta al GF VIP 5. Dopo questa sua apparizione, l'ex Vippona continua a dedicarsi al suo lavoro e sarà presto sposa di Mirko Gancitano. La Goria ha vissuto un brutto momento 2 giorni fa e si è trovata costretta a correre in ospedale. È noto da tempo che Gwenda e il suo compagno stiano provando ad avere un bambino. Il loro è un amore sincero e hanno tanta voglia di diventare presto genitori, mentre spunta il nome del quarto concorrente del GF VIP 7. Gwenda, però, si trova costretta ad affrontare un'operazione di urgenza e a rivelare il motivo è proprio lei sul suo profilo Instagram. Dalla clinica di Mangiagalli, l'ex Vippona aggiorna i suoi followers. La donna ha iniziato ad avere dei forti dolori durante la notte di giovedì sera e ha chiamato subito il 118. Gwenda ha un dolore alla pancia e, dopo essere sbiancata, si è accasciata a terra. Mirko la accompagna subito all'ospedale molto preoccupato, vorrei tranquillizzare tutti voi, ma non è proprio così. In pratica ho fatto una visita ginecologica ed ho avuto una gravidanza extrauterina che si è attaccata alle tube, quindi non è nel posto giusto e mi dicono che mi devono operare d'urgenza, spiega ancora attonita Gwenda. Il problema è che l'emorragia è anche interna e quindi il sangue si trova anche nell'addome. Ho bisogno di capire, spiega l'ex Vippona ora in ospedale, la Goria è molto preoccupata, perché questa gravidanza è attaccato alle tube e c'è il rischio che mi vogliano togliere una tuba. Anche se inizialmente tranquilla, Gwenda poi si è sentita traumatizzata. Per ora i dottori stanno cercando di monitorare la situazione anche perché la salute della Vippona è a rischio. Nonostante ciò, Gwenda ringrazia tutti per la loro vicinanza e anche sua mamma Maria Teresa Ruta è all'ospedale con lei. La donna però non può entrare a causa delle norme anti-Covid, mentre 3 clamorosi ritorni nella casa fanno arrabbiare il web. La Goria, per ultimo, manda un messaggio al suo fidanzato e lo rassicura, vita mia. Andrà tutto bene, tu sai. Sono qui e ci sarò sempre, ti amo tanto. Tanta paura per Gwenda Goria. L'ex Vippona è spaventata in ospedale, ma ha accanto a sé le sue persone più care. Mandiamo un in bocca al lupo alla dama, grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video.